A proposito di riqualificazione, è importante che questa si sviluppi anche nel contesto di un accordo di programma tra città vicine, come ad esempio è accaduto tra Napoli e Portici. Infatti, nelle adiacenze del Museo di Pietarsa, Museo Ferroviario di Pietarsa, c'è da riqualificare un'intera zona, così come a Portici si punta alla riqualificazione della zona portuale. Bene, oggi è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli e il Comune di Portici, che porterà appunto a questo processo di importante riqualificazione cittadina. Rossella Torre. Nel magico scenario del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è stato firmato oggi un protocollo d'intesa tra il Comune di Portici e quello di Napoli, che dà l'avvio ad uno studio per la riqualificazione e rivalorizzazione di due scali ferroviari, quello di Portici e quello di San Giovanni a Teduccio. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani, Carlo De Vito, ci spiega in dettaglio gli obiettivi del progetto. Oggi abbiamo firmato, sottoscritto con i comuni di Portici e di Napoli un importante protocollo che dà avvio a uno studio che si tramuterà in un progetto per riprendere in due aree che sono quelle di Portici, accanto alla stazione di Portici, l'ex Scalo Merci, e quella di San Giovanni a Teduccio nel comune di Napoli, riprenderle per poterle trasformare in funzione di quelle che sono le esigenze delle città. I portici, per quanto riguarda la fruizione del lungomare, del mare, cioè dell'approccio a mare della città, e per quanto riguarda quella di Napoli, San Giovanni a Teduccio, il collegamento della nostra area col progetto in corso del Porto Fiorito. La riqualificazione degli scali fa parte di un disegno di più ampio respiro che prevede la risistemazione della vasta fascia costiera che va da Portici a Napoli. Sono già in corso d'opera progetti quali il porto turistico di Villena, il completamento dell'ex area Corradini e il waterfront di Portici, progetto appena finanziato dalla Regione. L'obiettivo è il potenziamento della mobilità, dell'intermodalità e dell'accessibilità tra queste aree e quella ad est di Napoli. La Fondazione è convinta che il rilancio di questo grande polo museale non possa avvenire in maniera disconnessa dal rilancio dell'area vasta che gravita intorno. Ed è per questo che la Fondazione FS Italiane saluta il protocollo di oggi come l'avvio di un augurale cammino comune che porti a fare le cose.